perfetta, performante. Siamo riusciti a portarla senza quasi un graffio, quindi questo va bene. E siamo contenti della nostra prima vittoria del 2010. Allora, Gianluca Vita, qui a Ciocco, secondo anche a Pirelli del Ciocchetto, quindi ti aspettiamo al Ciocco vero, campionato italiano, con un risultato analogo. Adesso abbiamo in programma, sì, di fare il Ciocco, onestamente l'abbiamo in programma, però abbiamo in programma di fare anche un paio di giorni di test prima del Ciocco, per cui questo ci aiuterà molto per il Ciocco. Sono contentissimo perché sono riuscito a non fare un rigo, questo era l'obiettivo primario della gara, non fare un rigo alla macchina senza creare danni seri, per cui siamo felicissimi, felicissimi per il secondo posto, la macchina è un orologio, è meglio così, se finché va tutto bene, finché funziona tutto così bene. Bene, grazie. Allora, Marico Falleri, che è lui, vi posso confermare che questo Babbo Natale è lui? Allora, faccio un commento della gara e di questa bella festa che il tuo team ha fatto. Aspetta, faccio come Robert quando fa le interviste e si toglie. No, scherzo. No, questa qui è nata così una sera con Valerio, è tanto che ci si sentiva. Sono molto contento di essere tornato qua perché poi deve essere una festa natalizia. Si era incrinato un po' il rapporto qualche anno addietro perché la gente non ha capito il concetto di questa gara. Questa gara deve tornare a essere quella di una volta, con l'introduzione dei chiodi c'è stato un po' di bagarre, noi eravamo qui con la nostra vettura, diciamo, e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, però diciamo che tutto sommato, guarda, avere tutti i ragazzi qua è tutto, sono proprio contentissimo, siamo proprio soddisfatti di tutto, sia io che Sauro, meglio di così non poteva andare. Bene, grazie e complimenti per questa bella coreografia. Ciao Bafi, vado perfetti. Perfetto, allora abbiamo questo Babbo Natale Robert, che non sembra, ora poi ci farà vedere la sua identità. Allora, la gara non è andata tanto bene, ma hai fatto dei tempi eccezionali. Sì, vabbè, eravamo qua per divertirsi, abbiamo portato una macchina abbastanza storica come Clio Gruppo A, sinceramente mai guidata, condizioni non erano facili, peccato per ieri sera per la prova, dove ho beccato una prima curva veramente con la neve buttata tanta dalle macchine che passavano prima e purtroppo ho toccato un muretto e si è rotto la trasmissione. Peccato, però vabbè, così ci siamo divertiti, abbiamo fatto tifo oggi per Marico e va bene così. I tuoi programmi del 2011 oltre la Formula 1? Perché noi siamo rallisti, per cui teniamo la rally in Monte Carlo, mi sembra di capire. Monte Carlo è una fase di decidere se lo faccio o no e con che macchina. Purtroppo non è facile, anche una gara abbastanza strana, tra parentesi, molto difficile. Sinceramente per rally non ho deciso ancora niente, perché comunque anche se decido, decido abbastanza all'ultimo momento. Molto probabile che userò una macchina in un gradino superiore rispetto a quella che ho usato quest'anno, quindi vediamo. Per adesso ultimi 3-4 rally sono diventati un po' troppo tiratelli, perché con due ruote motrici riuscivo a fare veramente bei tempi e stare molto vicino anche davanti alle macchine 4x4 e bisogna vedere cosa si riuscirà a fare, però comunque importante che il rally per me è un divertimento e quello è scopo principale di mia partecipazione ai rally. Bene, grazie Robert. Buon Natale a tutti e buon anno. Amelio! Sì, no, bella gara, io non l'avevo mai fatta in questo formato qua, è sicuramente una bella gara e vale la pena rifarla, insomma, complimenti a tutti. Guarda che c'hai un Babbo Natale speciale che normalmente corre a Formula 1 e si inchina al vostro strepitoso successo.